Eccoci al Pala San Rufo per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Fischia in questo momento la gara tra Sporting Sala Consilina e Meta Catania Brico City, il signor Doveri. Di tante reti, ma seguiamo ancora con Brunelli, Stigliano, Volonino ancora per Stigliano, la palla attraversa l'area. Si chiude ancora Pulvirenti, insieme a lui anche Silvestri. Ma adesso Brunelli lascia Grasso. Meta Catania che forse studia gli attacchi dell'avversario e lo Sporting a rendersi pericoloso con Brunelli, il numero 11. E mette dentro la palla per l'1-0 dopo un'azione bellissima, una triangolazione che ha visto poi davanti la porta il numero 11 Brunelli, che non si fa scappare l'occasione e mettere la palla in alto. Ancora Gianluca, il numero 7 al centro, parte Cutrignelli, Gianluca gli allunga la palla. Ancora si fa trovare solo il numero 7, mette a sedere Cutrignelli, il tiro, il palo, ancora il numero 7, vede arrivare Salamone, ma la palla è fuori. Sicuramente gioca, ma non ai suoi livelli. Musumeci, il tiro, la rete, lo avevamo già detto che è l'uomo giusto per saltare il suo avversario e metterla dentro, e il numero 22 non sbaglia. Si presenta davanti a Fiusa, coperto, e mette dentro la rete dell'1-1. A guadagnare terreno, ottimo il passaggio per Bodda, che si presenta davanti al portiere con questa rasoiata. Subito per Musumeci, salva la palla dal fallo laterale, ancora il palo e Fiusa che atterra. Grasso perde palla anche lui, adesso Volonino, l'ottimo passaggio per Grasso e la rete di Grasso dopo questo passaggio delizioso di Volonino. Ma Grasso, che non manca mai all'appuntamento, e la percentuale di errore davanti la porta, la sua è veramente minima, mette dentro la rete del 2-1. Poi si allunga la palla di quel tanto che serve per perderla con Torp, con Brunelli, ancora la deviazione del portiere, ma c'è la rete di Leonardo Brunelli e siamo a 3-1. Esplode il Pala San Rufo dopo l'ennesima rete, anche con un pizzico di fortuna, ma un'azione bellissima, un'altra triangolazione, Leonardo. La doppia rete di Brunelli e adesso ottima la risposta di Fiusa. Musumeci, Boccao centrale, riesce a stoppare la palla e trovare libero anche Rocha, che con il palo e la rete mette dentro la seconda, quella seconda con Rocha. 3-2, accorcia distanza a Meta Catania con il numero 10. Da quest'altra parte per il numero 7, il gran tiro di Boccao. Secondo tempo tra Sporting Sala Consilina e Meta Catania, il risultato è sul 3-2. Anche più facile poter nominare il portiere che si affaccia, guardate la rete di Boccao che lancia un cuore a tutti quelli che seguono questa partita per il pareggio. Una triangolazione che lo ha visto presente sul secondo palo a mettere dentro la rete del pareggio. Preferisce andarsene, scarica per Stigliano, Volonino subito per Tim. Silvestri era pronto, invece Tim preferisce Emerson, c'è Carducci, perde la palla, attenzione con Salamone che non sbaglia e mette la palla nel set alto per il 4-3, scavalca lo Sporting a Meta Catania, un gran gol di Silvestri, non può nulla Fiusa. E siamo 4-3. Torp subito per Grasso, viene servito il tiro, Tim
e poi Emerson. Mai tregua qui al centro sportivo meridionale di Sanrufo. C'è Brunelli, la posizione ottima per Rocha, che mette dentro la rete del 5-3 con il suggerimento di Silvestri. Un errore che può succedere proprio in queste occasioni col portiere di movimento. Lo vediamo, perde palla lo Sporting, ne approfitta Silvestri e poi per Rocha, il numero 10, che mette dentro Stigliano, subito per Carducci, si fa vivo il portiere Tim. Parte tutto da Brunelli. Grandissima è la risposta sul tiro di Grasso di Tim. Non ci piace dettare i tempi, ma sono fondamentali, come fondamentale la parata di Tim e il palo. Ce la fa Rocha, grandissimo il recupero, ma sbatte la testa. Attenzione, attenzione, erano in corsa entrambi, non c'è volontarietà da parte di Brunelli, ma la Rocha sbatte di testa alla fine di questa corsa. Meta Catania fa sua la gara per 5-3 su uno Sporting generoso ma non efficace per una squadra come il Meta Catania. Brico City.